Ciao a tutti e ben ritrovati ancora sul mio canale. È l'apertura, una splendida apertura, pieno sole, 14 gradi temperatura dell'aria, torrenti pieni di acqua di disgelo, quindi probabilmente le trote saranno ferme sul fondo, in acqua molto fredda. Lanciamoci subito a vedere come va. Allora, potete già sentire il ruscello alle mie spalle che canta le sue note limpide. Ma prima di tutto vediamo l'attrezzatura con cui faccio l'apertura quest'anno. Nonostante io abbia un set praticamente esclusivo per la pesca invernale, quest'anno voglio iniziare subito con la Ninja Evolution, questa canna strepitosa, e il suo mulinello, il Ninja 2000 LT. Perché? Perché pur essendo una canna da spinning su hard bait, su esche rigide, comunque leggere, si parla dagli 1 agli 8 grammi, le doti di sensibilità di questa canna alla prima prova mi avevano stupito al punto da voler provare l'apertura col silicone. Certo, non essendo una canna esclusivamente da gomma, non è così sensibile, allora cosa facciamo? Testina piombata da 1 grammo, nella fattispecie queste, a cui però ricordo pinzate in stracacchio di ardiglioni, perché veramente, soprattutto quella testina qui, ha un amo che ha degli ardiglioni pazzeschi, quindi una bella pinzettina per chiuderli, e il Berkley Gulp Natural, sempre molto accettato dalla trota anche in acqua fredda, sempre molto apprezzato dal pescatore. Via, andiamo subito. Prima bellissima, bellissima piccola trota di quest'anno, di questo 2011, ha preso il suo bel Berkley Gulp, una ferratina leggera. La canna ha trasmesso limpidamente le sensazioni della mangiata, della boccata. Bene, dai, dopo la prima piccola slamata abbiamo il primo pesce della stagione. Puoi vedere, oh, ha mollato. Adesso sto vedendo di aggirare la cascata, proseguire la pescata. Peccato perché questa era veramente un bel pesce d'Italia. Soltanto che ho mangiato delicato, non ho afferrato forte perché volevo evitare di fare del male a una trotella piccola, comunque una piccolotta. E invece c'era il bel pesce sotto. Proseguiamo e vediamo cosa esce. Bellissimo, bellissima trota, bellissima trota. Oh, fantastico. Vediamola, andarsene.
soffrire. Il sole è calato, l'aria si è fatta un pochino più fresca e tesa. Nonostante una presentazione sicuramente non eccezionale, mi sono dovuto avvicinare troppo alla buca perché avevo incagliato in un rametto. Avvicinarsi con cautela senza far rumore, come avete visto, ha pagato. È un esemplare veramente fantastico. Dunque un po', la mia oretta sul torrente è trascorsa, adesso il sole sta calando e ho tempo di rientrare, tempo di una birretta bella fresca, e devo confidarvi una cosa: questo inverno sono stato contattato da un noto marchio del settore della pesca per una collaborazione, per una partnership, e la faccio breve. Ho rifiutato per il semplice fatto che mi ha fatto veramente piacere essere contattato da questa persona, da questo marchio soprattutto, perché è un marchio che uso, che apprezzo, ma io preferisco che il dialogo che ci sia fra me e voi, il materiale che produco, quello che vi mostro, siano quanto più sincero, appassionato, semplice e reale possibile. Non voglio, per un dovere di riconoscenza verso qualcuno che mi ha fatto un regalo, che mi ha fatto una proposta, che mi ha ingaggiato per pubblicizzare un prodotto, per usarlo in ogni video, per mostrarlo, non voglio che il senso di riconoscenza per questo gesto di apprezzamento nei miei riguardi diventa poi viceversa un gesto di apprezzamento nei loro riguardi, e quindi una preferenza di fatto. Preferisco così. Mi è dispiaciuto veramente, perché sono stati dei ragazzi veramente cordiali, che hanno ascoltato le mie ragioni, che hanno pazientato i miei tempi per pensarci e tutto, ma per lo stesso motivo, per esempio, ho rifiutato la monetizzazione del mio canale. Nonostante abbia i requisiti, io non voglio monetizzare il canale per il semplice fatto che non voglio che il lato economico diventi importante in quello che faccio, che voglio che resti una semplice passione. Dunque c'è scritto: non mettere il prodotto usato nella confezione. Bene, scherzi a parte, amici miei, il video dell'apertura si conclude qui. La cannetta si è comportata molto bene, nonostante sia una canna
per le esche rigide, anzi addirittura era troppo reattiva, nel senso che si sentiva istantaneamente il tocco della trota sull'esca e veniva automatica la ferrata, la ferratina, e quindi ne ho perse un po' tantine. Qualche bella l'abbiamo vista, l'abbiamo registrata. Direi che ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti e un saluto.